Footbox. 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 Si torna in fiera, si torna a toccare con mano quelle che sono anche le esigenze delle persone, ma soprattutto un modo per farvi conoscere. Ecco, ci sono dei sistemi innovativi anche nel mondo delle costruzioni e delle ricostruzioni, soprattutto perché vediamo anche da un periodo difficile quello che ha toccato l'Abruzzo negli anni. Ecco, qual è questo sistema tecnologico innovativo, allora, che la vostra azienda da tanti anni usa? Allora, il sistema che noi qui proponiamo è il sistema Steelmax, che è un sistema costruttivo in acciaio leggero che molto spesso viene definito innovativo perché è poco conosciuto nel nostro territorio, ma sostanzialmente questo è un sistema che deriva dallo Steelmax, utilizzato già nel 1850, sperimentato in America, molto utilizzato in Giappone, in Cina, nei paesi dell'est. È un sistema costruttivo in acciaio e sotto il profilo sismico ed energetico molto molto efficiente, soprattutto dalle costruzioni che noi realizziamo un benessere abitativo molto molto elevato, un po' quello che, ecco, il cliente ricerca nell'automobile nuova quando la va ad acquistare, quindi cerca il benessere della guida e noi cerchiamo di offrire quello che è il benessere abitativo, quindi sotto il profilo sismico ed energetico. Quando voi proponete le case in acciaio, gli utenti a cui vi proponete come reagiscono? Ecco, abituati comunque alla casa tradizionale in muratura? Allora, diciamo che nel nostro territorio siamo molto abituati ancora all'utilizzo della muratura e soprattutto del cemento armato. Abbiamo visto che, ecco, nel sisma del 2009 dell'Aquila, che poi le strutture tradizionali hanno comunque dei limiti per quello che è il loro funzionamento sotto il profilo sismico. Con l'acciaio sicuramente noi andiamo a utilizzare un materiale che non ha problemi di resistenza al sisma, abbinati comunque a delle strutture leggere che ci consentono di realizzare dei pacchetti energeticamente molto efficienti, quindi delle case a basso impatto ambientale, a bassissimi consumi e sicure sotto il profilo sismico, perché comunque le costruzioni che noi realizziamo possiamo dire che una costruzione in acciaio Steelmax mediamente pesa la metà di una casa in cemento armato, quindi quando ricevo una sollecitazione sismica hanno quella che si chiama risposta sismica inferiore, quindi sostanzialmente oscillano di meno, si inanneggiano di meno. Ecco, nel vostro stand c'è anche una proiezione di come più o meno è costruito questo tipo di casa, ce la vogliamo spiegare in breve come è formata? Certo, esattamente, quindi una struttura in acciaio strutturale 12 decimi, la costruzione lavora a pareti portanti, diciamo che quello che riusciamo a realizzare non è vincolante per la struttura, nel senso che noi riusciamo a lavorare su qualsiasi architettura il cliente ci proponga. Una volta realizzata la nostra struttura in acciaio, ovviamente la andiamo a riempire con dell'isolante e quindi andiamo ad aggiungere un materiale che lavora sotto il profilo energetico, tamponiamo la nostra struttura e poi, diciamo, in maniera molto semplice e comune realizziamo un cappotto esterno o una parete ventilata e all'interno realizziamo una controparete in cartongesso con divisori interni anche in cartongesso, dove poi andiamo a fare tutta la parte impiantistica. La domanda che spesso ci viene rivolta è come io poi posso abitare una costruzione dove all'interno ho delle pareti in cartongesso. Noi non utilizziamo il cartongesso tradizionale, ma dei pannelli strutturali fibro-rinforzati come questo qui, che produce un'azienda che si chiama Signat, che ci permette di avere delle resistenze molto elevate ai carichi, quindi noi qui possiamo addirittura con un tassello metallico appendere a una parete in cartongesso un carico di 490 kg garantito dall'azienda che lo produce. Dove vi trovate e più o meno quali sono i costi di una casa fatta in questo tipo di costruzione? Allora, noi siamo a Teramo, lavoriamo su Abruzzo e Marche
diciamo abitualmente lo stiamo facendo. Abbiamo un cantiere proprio qui vicino alla fiera, 1,5 km, quindi quello che stiamo proponendo oggi ai nostri clienti è quello di venirci a trovare in cantiere, così da vedere proprio una costruzione e toccarla con mano, così come si dice. I costi sono assolutamente quelli di mercato, quindi mediamente noi lavoriamo sul chiave in mano dai 1.300, 1.500. Oggi la situazione, diciamo, economica europea non ci aiuta, perché i materiali si reperiscono difficilmente e i costi sono aumentati, però diciamo stiamo lavorando bene, lo stiamo facendo tuttora, quindi penso che siamo nella media di mercato per un prodotto di fascia medio-alta.